Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere ed in questo video passeremo dalla regione di Johto a quella di Hoenn. Esattamente, andremo nella regione di Hoenn dove sono ambientati i giochi di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo e vi farò vedere appunto come si fa. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare facendomi sapere quali sono le vostre aspettative per la regione di Hoenn e come valutate in generale la parte di Johto, se vi è piaciuta, se vi aspettavate di più, se invece non vi è piaciuta, fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo infine che potete iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e potete condividere questo video per far sapere a quante più persone possibili dell'esistenza di questo Pokémon Fan Game che vi ricordo non essere un acronimo ma un vero e proprio videogioco creato da zero, diciamo, su Pokémon. Quindi, vi ricordo anche che se vi siete persi qualche episodio di Johto, per esempio l'episodio in cui abbiamo battuto la Lega, o meglio, abbiamo combattuto nella Lega, non siamo arrivati fino alla fine, abbiamo sfidato Gary, abbiamo catturato Lugia, abbiamo catturato i tre cani leggendari, abbiamo fatto tante cose, tutti i vari capo palestra, potete trovare la playlist sia nel primo commento di questo video e in tutti gli altri di Pokémon Fire Ash, sia nella descrizione, sempre di questo video o di tutti gli altri di Pokémon Fire Ash, così da andare a rivedere tutti i video che vi siete persi. Lì sono tutti ordinati dal più vecchio al più recente, tutti in ordine. Ci sono sia la parte di Kanto che quella delle isole Orange e quella di Johto, ed ora inizierà quella di Hoenn, quindi vi faccio vedere come si va e per l'occasione appunto ho lasciato giù tutti i nostri Pokémon di Johto, tranne Noctowl che mi serve per volo, e ho ottenuto solo Pikachu. Detto ciò, dopo aver battuto Misty anche, e aver combattuto nella Lega di Johto, cosa bisogna fare per arrivare da Hoenn? Prima di tutto bisogna tornare a Kanto, e da qui ci si mette letteralmente 2 secondi, basta passare da questa parte, e tac! Eccoci qui, arrivati a Kanto. E da Kanto voliamo dove tutto è iniziato. Pallet Town, ovvero Biancavilla. Perché dovremmo andare a scambiare 2 chiacchiere con il buon professor Oak? Eccoci qui. Salve a tutti. Salve, professor Oak. Ah, ciao Glacial. Ho sentito che hai davvero fatto un ottimo lavoro nella conference Silver, nella Silver Conference, ovvero nella Lega di Johto. Gary ha deciso di andare ad Hoenn per fare qualche ricerca. Sembra davvero un posto fantastico per te, se vuoi una nuova sfida. Vai a Vermilion City, ovvero ad Aranciopoli. Dirò al capitano che stai arrivando. C'è una nave che ti porterà lì. E parla anche al mio assistente al piano terra. Ha un regalo per te. E, ultimo ma non meno importante, tua madre ha dei nuovi vestiti per te. Eccoti. Ci ha dato i vestiti di Ash ad Hoenn. Sembrano fantastici, ma se preferisci i vecchi, i vestiti precedenti, puoi comunque cambiarteli nell'armadio della tua camera. Eccoci qua, ora abbiamo il cappellino di Hoenn e i vestiti di Ash di Hoenn. Voi preferite questi o quelli precedenti? Fatemelo sapere. Nel frattempo parliamo anche a questo assistente, non dimenticatevelo perché vi dà uno strumento molto interessante. Ah, il professor Oak ha detto di parlare con me. Abbiamo recentemente comprato questo, e penso che sarebbe meglio che tu lo avessi. Lo Shiny Charm. Quello è uno Shiny Charm. Aumenta la tua probabilità di trovare un Pokémon Shiny. Noi non abbiamo ancora trovato un Pokémon Shiny qui. Nel frattempo invece qui dietro vi faccio vedere che alcuni dei nostri Pokémon sono qui nel giardino del Professor Oak, come Bulbasaur, Heracross, Mach, Tauros, Snorlax. Ce ne sono un po' qui dentro. Ecco fatto, e a questo punto possiamo tecnicamente andare ad Hoenn. Qui non c'è più niente da fare, sappiamo che Gary si dirigerà ad Hoenn. E sono già tutti spariti da qua, vi ricordate che erano qui a festeggiarci? Ormai niente, ormai è passata di moda la nostra vittoria della Lega. Dobbiamo semplicemente andare ad Hoenn. O meglio, sì, ad Hoenn e quindi prima ad Aranciopoli. Vamos! Siete pronti? Dai, dai. Allora, dobbiamo andare a prendere una nave, quindi andiamo a prendere una nave. Sarai tu che mi porterai ad Hoenn? No. Sarai forse tu? No, questo ci porta a Cinnabar, ovvero l'Isola Cannella, oppure a Valencia Island, oppure a Olivine City. Quindi no. No, non vorremmo andarci. Ehi, ma niente. Ho premuto B, ma ci è andato comunque. E a questo punto tocca a te. Little Root, ovvero Alba Nova. Andiamo.
Ed ecco la musichetta di Albanova, lo sentite? Il motivetto. Albanova, a town that can't be shaded anywho. Eccoci qua. Oh, sei da canto? Benvenuto. Vieni da canto, benvenuto. Grazie. Ci sono davvero pochi allenatori qui intorno. Penso che sia perché è un posto molto tranquillo. O forse è un posto molto tranquillo perché non ci sono allenatori, dici? Oen è in larga parte coperta da acqua e appunto Albanova non fa eccezione. Infatti vi ricordate il meme? Pokémon Smeraldo, Pokémon Rubino e Zaffiro, 6 su 10 IGN, troppa acqua. Ok, questo ci dice ancora che siamo da canto, possiamo entrare in questa casetta, salve. Quando diventerò più grande voglio un trico. Ma mia madre ha detto di no, ma perché tu, scusa, non vuoi che abbia un trico? Ok, semplicemente perché è troppo giovane la bambina o il bambino. Ma penso sia lo spirito di un bambino quello. Qui non si può entrare. La porta è chiusa. Possiamo andare quassù? Sì. Salve, signorina. Oh, sei nuovo ad Oen? Ti suggerisco di catturare tanti Pokémon. Wow, grazie, che suggerimento incredibile, eh. Non l'avremmo mai fatto se non ce l'avesse detto quella simpatica signora. Entriamo al laboratorio del professor Birch. E ecco qui May, ovvero sarebbe Vera in italiano, penso che May sia in inglese. Il tuo primo Pokémon. Grazie mille, professore. E tu chi sei? Oh, ciao Glacial, piacere di riconoscerti. Piacere mio, Vera. Ah, quindi tu sei Glacial. Oak mi ha detto che saresti arrivato. Ho preparato un piccolo regalo per te, se lo vuoi. Aspetta un attimo, professore. Voglio prima combattere contro questo Glacial. Mi sembra davvero un ottimo modo per allenarmi, sembra davvero un ottimo test per me. Allora, Vera, o meglio, May. Tanto ascoltiamo la musica che è cambiata nelle battaglie. Tu sei sicura di voler fare questa battaglia? Pikachu al livello 60 contro Torchic al livello 5. Usiamo Thunder Punch e tiriamolo giù. Cavolo, pensavo di non farcela, è stata dura questa battaglia. 4 punti esperienza, ce li gustiamo tutti. E abbiamo sconfitto May, o meglio, Vera. Sei abbastanza forte. Davvero? È stato divertente. È meglio che vada ora. Ci vediamo, sì, meglio che vai a resuscitare il tuo Pokémon. Beh, come stavo dicendo, ho un regalo per te. Un Pokémon. Ma ne ho solo uno, purtroppo. Quanti ne voglio? Scusa, due? E in questa Pokéball abbiamo Torchic. Vorresti prenderlo? Ovviamente sì. Ed ecco il nostro primo Pokémon di Hoenn, Torchic, non vogliamo dargli un soprannome. Il Pokémon che ho per te è un Torchic, è chiamato Torchic. È proprio come quello che ha appena combattuto contro Vera. È proprio come quello che ha appena combattuto, esattamente. Il professor Birch potrebbe essere un po' scattered, magari un po' trasandato, voglio dire quel termine, ma è davvero un grande scienziato. He studies the place that Pokémon live in, studia i posti in cui Pokémon vivono, va bene? Bella la musichetta di Albanova. Allora, salve. Il professor Birch si concentra sugli habitat dei Pokémon e sulla loro distribuzione. Ora possiamo passare da qui, se non avessimo preso il Pokémon non saremmo potuti passare. He didn't catch it, so I guess it's okay to walk by. Va bene? Prima probabilmente ci diceva che non potevamo passare perché c'era un tizio che stava provando a catturare un Pokémon. A questo punto possiamo mettere Torchic davanti. Salve. Ah, to be so young, a essere così giovani. Why don't you take this and put it to better use? Perché non prendi questo e lo sfrutti meglio? C'è dato tormento. E incontriamo il primo Pokémon di Hoenn. Vediamo chi becchiamo. Oh, Azuril, che abbiamo già perché ho fatto l'uovo da Meryl. Quindi non ci serve molto, però vediamo se riusciamo a tirarlo giù con Torchic. Non abbiamo dato un'occhiata alle caratteristiche di Torchic. Oh, Water Gun. Ok. Per favore, non usare ancora Water Gun, bravo, usa Splash. E Helping Hand, bravissimo, bravissimo, Azuri. Ok. Iniziamo ad avere un po' di esperienza su Torchic. Ho sempre voluto andare a Rustboro City. Non mi ricordo come si pronuncia in italiano quella, come tradotta. Ma è troppo distante per arrivarci. Va bene. E tu, giovane bullo, cosa vuoi? Oh, Pucena! Raga, questo è da catturare, è un nuovo Pokémon. E, come sapete, sto facendo una sorta di Living Dex. Allora, bag.
Dovrei avere delle Pokéball, sì, ne ho abbastanza. E vai, catturiamo questo Pucena. Tac, 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 tac. Preso. Come sempre, anzi, come ho già fatto con Yoto, Torchic ha imparato attacco rapido, ottimo. Come ho già fatto con Yoto, appunto, cercherò di usare il meno possibile i miei Pokémon forti qui. Pensavo di aver finalmente catturato il mio Pucena, e invece l'ho catturato io, mi spiace. E siamo arrivati ad Oldale Town. Allora, com'è che si chiamava questa in italiano? Scrivetelo nei commenti perché non mi ricordo benissimo. Io la terza generazione di Pokémon non l'ho giocata troppo, vi confesso. Non è che l'abbia poi giocata più di tanto. L'ho recuperata quando ero più grandicello, quindi non mi ci sono affezionato molto. Allora, andiamo a prendere il nostro Pucena. Guardate qui, tra l'altro, ho catturato un Chansey e l'ho fatto evolvere in Blissey. Qui abbiamo quasi completato anche Yoto, tra l'altro. Manca Slugma, mancano un paio di Pokémon qui e là, manca Togepi, ma abbiamo fatto davvero tanto anche su Yoto. Guardate qui, quasi completato il Living Dex, mentre il Living Dex di Kanto è praticamente completo, se non per una sola cosa. Questo è Pini. Dato che per catturare un Chansey ci ho messo davvero tanto, non mi sono messo a provare a catturarne un altro, ma ho fatto direttamente le uova. E ho un altro Pini che ho già messo nel giusto posto. Questo invece lo faremo evolvere in Chansey appena otterremo una pietra ovale. Eccoci qui, vedete? Tutto fatto. Tutto perfetto, il nostro bel Living Dex di Kanto. Ed ora tocca completare quello di Yoto. Insieme, ovviamente, a quello di Hoenn. Iniziamo a mettere giù il primo Pokémon, Samari. Pucena 261. Sei qui da qualche parte, anzi, sei qui da qualche parte. 261, quindi questo è 270. 264. 3, 2, 1. Tac. Ecco il primo Pokémon di Hoenn. Perfetto. Quella tipa lava è un'abra per teletrasportarci. Il professor Birchard è così carino. Mi ha aiutato a catturare il mio primo Wingull. Ah, tra l'altro, abbiamo potuto pescare per catturare un Wingull, mi sembra. Salve. Voglio comprare un po' di Pokéball che mi serviranno per catturare i primi Pokémon qui abbastanza scarsi. Ah, giusto che ci dà anche la Premier Ball. E qualche, direi, direttamente pozione prima. Così da usarle senza sprecare le super pozioni. E qualche super pozione, ovviamente. Ecco fatto. Poi per il resto dovremmo essere a posto, vero? Sì, 10. Sì, ce ne abbiamo. Ne abbiamo a bizzeffe di queste cose. Mentre qualche full heal ne abbiamo 20, perfetto. Max Repel 9, Super Repel 0 e Repel 2. Guarda, compriamo un altro Max Repel, così a piacere, e via. Perfetto. Oldale Town, where things start off scarce. Sadly, there are no gyms in this town. Go to Petalburg City, ovvero Petalipoli, if you want to battle. Non ci sono appunto palestre in questa città, vai a Petalipoli se vuoi iniziare a combattere. Salve signore, continuo a muoverti. Questo posto è un posto tranquillo, è una città tranquilla e voglio che rimanga in quel modo, quindi continua ad andare, vai fuori dalle balle, ci dice essenzialmente quel signore. Molto simpatico, devo dire, no? Molto molto simpatico. Io ero un allenatore come te, è vero? I even came close to winning the Hoenn League. Questo è andato vicino a vincere la Lega di Hoenn. Un piccolo consiglio per te. Ama i tuoi Pokémon come se fossero una famiglia. E ti porterà molto lontano. Wow, com'è profondo, signore. Salve. Quindi vorresti sapere come si evolvono i Pokémon che si evolverebbero tramite scambio in questa regione? E lascia che te lo spieghi. Allora, Normal, Item Day, Item Night. Facciamo prima Normal. Kadabra, Machoke, Gravel e Reanter si evolvono a livello 35, ok. Mentre facciamo un piccolo, una sorta di reminder, ecco, promemoria. Poliwhirl e Slowpoke si evolvono durante il giorno mentre stanno tenendo una roccia di re. Onix di giorno mentre sta tenendo una metal coperta. Porygon di giorno mentre sta tenendo un upgrade. Clamperl di giorno mentre sta tenendo una Deep Silver Scale, che dovremmo già avere se non sbaglio. E Feebas di giorno mentre tiene una Prism Scale. Mentre di notte, vediamo, Allora, Scyther in Scizor che abbiamo già di notte mentre tiene una metal coperta. Sidra di notte mentre tiene una Dragon Scale, quella dobbiamo ancora farlo evolvere, è l'unico che mi manca per ora. Porygon 2
di notte mentre tiene un doppio disco, Clamperl di notte mentre tiene una Deep Sea Tufa. Perfetto, ci siamo così rinfrescati la memoria su come ottenere quei Pokémon in caso ci servisse. E qui siamo nel percorso 102, questi sono gli allenatori, sì. Si sta allenando per combattere la palestra questo bullo. Va bene, noi useremo il nostro Torchic. Domanda Pucena al livello 5. Va bene, penso di vincere. E dobbiamo ancora vedere le statistiche di Torchic, eh. Dopo questa battaglia le facciamo. Minchia, che attacco però che ha Torchic. Ok, che è stato questa mossa, però. Distruttivo questo Torchic. Non, mi sa che non sei molto pronto, caro il mio youngster coso, Calvin. Allora, diamo un'occhiata un attimo alle statistiche di Torchic, che mi sembra già un mostro di potenza. Allora, natura neutra. Perfetto, meglio così, piuttosto che una natura che abbassa l'attacco o altro. E abbiamo 25 V in attacco, 29 V in attacco speciale, raga. Questo Torchic è una bomba. Questo Torchic è una bomba, poi ha attacco e attacco speciale belli alti. E vabbè, giustamente difesa speciale un po' più bassi, può essere buono in tutto. Niente male comunque. Vediamo anche se incontriamo un Pokémon nuovo da catturare qui. Uno Zigzagoon, ma certo che sì. Ho paura che con un braciere lo sciottiamo. Quindi andiamo di attacco rapido. Buono. E a questo punto proviamo a catturarlo. Vi ricordo appunto che sto facendo il Living Dex, come vi ho detto e come vi avevo fatto vedere, quindi cercherò di catturare la maggior parte dei Pokémon nuovi che non ho ancora catturato. Anche perché, diciamocelo, ragazzi, ma che brutto giocare a Pokémon senza catturare i Pokémon. Cioè, che gioco è? Scusatemi. Ecco fatto. Io sono uno di quelli che giocava Pokémon prevalentemente per catturare tutti i Pokémon. Quello era il mio scopo principale nei giochi Pokémon. Oh, Surskit, altro Pokémon nuovo. Catturiamolo immediatamente. Andiamo di Scratch. E un altro Scratch lo regge. Attenzione! Attacca Surskit, eh? Attacca anche forte con Bubble. A momenti me lo ammazza Torchic. Allora andiamo a catturarlo subito con una Pokéball. Così da avere anche Surskit. Siamo a 3 Pokémon di Hoenn, anzi 4 contando anche Torchic, che però non fa parte del Living Dex. Come vi ricordo, i Pokémon che vengono dati da Ash, praticamente regalati, non li conto. Cioè, devo o catturarli o fare le uova per averne altri. Ok, prima di andare da quel simpatico Pignamosche, diamoci una curata al nostro Torchic. Ecco perché ho comprato le pozioni. Vedete, tac, easy. E ho visto che Zigzagoon ha un oggetto, item, take, pozione, va bene, grazie. E tu? Honey, oh, miele! Ci servirà più avanti, eh? Credo almeno. Vorrei che il mio team, la mia squadra si evolvesse, dice questo Pignamosche. Chi ha Vrumpol? Chissà se possiamo trovare Vrumpol qui. Immagino di sì, credo. O comunque lo troveremo molto presto. Vai così. Vrumpol? No, lasciamo Torchic. D'altronde è l'unico Pokémon di Hoenn che abbiamo per ora, quindi andiamo di Torchic. Si allenerà un bel po', ma. Amen. They might soon. Va bene. Cerchiamo ancora un po' in questa erba alta, che potrebbe uscire qualcosa di interessante. Un altro Pucena non ci serve per ora. Però sapete cosa faccio? Un bel Ember. Addio, così saliamo di livello. Tac, livello 9. Flame Charge, davvero, di già? Vabbè, comunque no, togli solo 50, ok. E aumenta anche la velocità, non è male questa, eh. Non è per niente male, e a questo punto toglierei Graffio. Tanto abbiamo attacco rapido. Cerchiamo un'altra volta qui. Vediamo cosa esce. Un altro Pucena. Va bene. Cerchiamo per l'ultima volta. Ultimissima volta. Un altro Pucena. Va bene così, basta. Abbiamo probabilmente già finito i Pokémon da trovare. Ok, proseguiamo. E siamo arrivati a Petalipoli. Salve! The woods to the west of us are called Petalburg Woods. Kinda strange since it isn't in Petalburg. Ok, va bene. Bosco di Petalipoli o foresta di Petalipoli comunque. E dice strano perché non è in Petalipoli. Vabbè, cazzato quel tipo. Ho sentito che la regione di Johto fa delle Pokéball praticamente uniche per catturare i Pokémon. Delle Pokéball molto carine, ovvero tutte le varie Pokéball speciali. Infatti sì, c'è Franz che le fa. Io a questo punto direi di lasciare giù i nostri Pokémon. Eccoli qui, quelli che abbiamo catturato nuovi. E
Summary 263. Vai, lasciamolo giù. Tu eri 261, mi sembra. Quindi 263, tu sei qui. Mentre tu sei il numero 283, attenzione, si va più avanti. 283, sei 76, 82, 83 qua. Vedete che abbiamo già Azurill, abbiamo già anche altri Pokémon che escono dalle uova, come, anzi abbiamo già anche Kecleon, che lo troviamo in Johto. Adesso abbiamo altri Pokémon di Hoenn, no, no, da qui si va sui Pokémon di Sinnoh, come vedete ho già fatto alcune uova, però non spoileriamoci troppo. Per ora abbiamo 5 Pokémon di Hoenn, anzi 6 contando Kecleon, giustamente. Bene, a questo punto l'esplorazione di Petalipoli e la palestra di Petalipoli la faremo nel prossimo episodio, il secondo, dedicato ad Hoenn. Io vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!